Oggi ci troviamo a Borgo Ticino, un comune di 5.215 abitanti della provincia di Novara, a pochi chilometri dal Lago Maggiore e dal fiume Ticino, un paese che offre luoghi, attrazioni, percorsi naturalistici, strutture, un territorio tutto da scoprire e vivere. Il parco giochi Salvo d'Acquisto in via Leonardo da Vinci è davvero un parco per tutti, dove i bambini possono divertirsi con le molte attrazioni presenti, tra queste un gioco a molla inclusivo. Poi ci sono anche gli orti urbani, un percorso dedicato all'educazione stradale e il servizio igienico accessibile anche alle persone con disabilità. Spostandoci di pochi metri in via Papa Giovanni XXIII, arriviamo al Parco del Volontariato. Qui troviamo la nuova pista di Pump Track, il campo da basket, attrezzi fitness, la pista ad anello per il pattinaggio e l'ampia arena dove sono organizzati diversi eventi durante l'anno, soprattutto in estate. Calcio, basket, ginnastica artistica, calcio a 5, sono moltissimi i giovani iscritti alle associazioni sportive del paese e che frequentano il campo sportivo Gigi Meroni e la palestra comunale Giuseppe Tosi in via Gagnago. Nel centro storico, lungo via Vittorio Emanuele II, la ex sede del municipio ospita la casa delle associazioni di volontariato attive sul territorio, la sede della Caritas parrocchiale e la biblioteca civica di Borgo Ticino, che custodisce più di 5.000 libri catalogati con una sezione dedicata solo ai bambini. In più, è possibile utilizzare dispositivi tecnologici come PC, tablet, monitor multimediale, scanner e rete internet Wi-Fi. Questo e gli altri servizi, come anche il prestito bibliotecario e l'iscrizione, sono tutti gratuiti. Lasciandoci alle spalle l'abitato ed entrando nel Bosco Solivo, c'è una riserva naturale che si estende su una superficie di circa 333 ettari in un paesaggio ondulato, il cui punto più alto è rappresentato dal Motto Solivo, con i suoi 377 metri sopra il livello del mare. Il Bosco Solivo è facilmente accessibile da via valle e da un'articolata rete di sentieri che portano ai luoghi più caratteristici, come al percorso vita, all'area attrezzata di tavoli e griglia per picnic e naturalmente alla Prea Guzza, un grande masso erratico in serpentino verde trascinato a valle dai movimenti degli antichi ghiacciai che vantano la tradizione magica legata alla fecondità.